bel, eccolo qua. Mi segui? Le Sì, se guarda. curve. Ok. Poi facciamo unione, andiamo su filtri. Allora, prima cosa duplichiamo un altro layer, filtri, altri, accendo passaggio e scegliamo qua per i dettagli fini un 2,5. Iniziamo dai dettagli più fini. Poi facciamo sovrapponi come filtro, poi come metodo di diciamo combinazione. Poi andiamo un'altra volta su copia livello, lo mettiamo in alto, facciamo un'altra volta accendo passaggio e aumentiamo un poco, lo portiamo a 3, 2, 3, 5. Un'altra volta sovrapponi, vedi? Già inizia a dare più dettagli. Poi un'altra volta duplica livello, lo mettiamo in alto, filtri, altri, accendo passaggio e aumentiamo un altro poco. Vedi, mano a mano i dettagli inizi a vedere qua quelli che stai Sì. aumentando. Eccolo qua. Sovrappongo. Allora, ora facciamo un'unione dell'immagine e poi la duplichiamo. Facciamo un'altra volta accendo passaggio e andiamo con i dettagli fini che lui mi ha tirato fuori fino a mo' e sovrappone un'altra volta. Ricopiamo, rimettiamo in alto, filtri, altro, accendo passaggio, andiamo un poco, eccolo qua, sovrapponi, bella, eh? Ok. Uniamo tutto, controlliamo un po' i livelli e le curve. Ok, allora, qui mi sa che possiamo anche fare la Mineral Moon con questa, sì. Ok, allora, curve, eccolo qua. Ricopiamo, duplica layer, image, filtri, altro, accendo passaggio, riduciamo un po' se non abbiamo troppi dettagli, sovrapponi, eccola qua. Guarda pure qua sotto qua, ma si vede un piccolo dettaglio qua, tutti i crateri di impatto. Ok, image, andiamo, contrasto a livello, vediamo un pochettino. Bilanciamento colori.
Penso che non ci serve. Ok. Ok. Diciamo che questa qua possiamo ritenerla terminata.